Lei ha osato interferire con le forze primordiali della natura, signor Bill! E io non lo ammetto! È chiaro? Lei crede di aver solo fermato una trattativa di affari, ma invece non è così! Gli arabi hanno portato miliardi di dollari fuori da questo paese e ora ce li devono riportare! È il flusso e riflusso, l'alta e bassa marea, è il giusto equilibrio ecologico! Lei è un vecchio che pensa in termini di nazioni e di popoli. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari, Reichmark, sterline, rubli, franchi e shekel. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose oggi. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggigiorno. E lei ha interferito con le primordiali forze della natura. E lei dovrà espiare. Capisce quello che le dico, signor Bill? Lei si mette sul suo piccolo schermo da 21 pollici e sbraita, parlando d'America e di democrazia. Non esiste l'America. Non esiste la democrazia. Esistono solo IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide ed Exxon. Sono queste le nazioni del mondo oggi. Di cosa crede che parlino i russi e i loro consigli di Stato? Di Karl Marx? Tirano fuori diagrammi di programmazione lineare, le teorie di decisione statistica, le probabili soluzioni e computano i probabili prezzi e costi delle loro transazioni e dei loro investimenti, proprio come noi. Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie, signor Bill. Il mondo è un insieme di corporazioni, inesorabilmente regolato dalle immutabili, spietate leggi del business. Il mondo è un business, signor Bill. Lo è stato fin da quando l'uomo è uscito dal magma.